Perché poi c'è tutto, questo conferma una cosa che appunto spesso ha a fare con il pubblico non pensa, c'è tutto un percorso parallelo poi, il regista, gli sceneggiatori fanno le loro ricerche, lavorano su certi elementi, costruiscono un'idea, un'immagine, no? Un percorso di psicologia, ma l'attore va parallelamente per conto suo, sinceramente. Scusa, al vagito non esiste. Sì, non solo fai una ricerca tua, ma fai la ricerca che possa servire a te, nel senso che la ricerca che fa un regista, la ricerca che fa uno sceneggiatore è funzionale ad un tipo di lavoro e a portare ad un tipo di realizzazione. Quella che puoi fare tu deve andare a servizio di quello che poi tu dovrai essere lì sopra. Quindi ci sono alcune cose che è importante sapere, perché magari non ti servono al momento in cui dovrai realizzarlo. E mentre ci sono dei dettagli che possono essere meno importanti per uno sceneggiatore o per un regista, che invece ti danno a te un corpo, danno a te un modo di respirare. Quando feci Bartali, io mi ero fatto una stanza in cui mi ero tappezzato la stanza di foto di Bartali, perché ci sono dei dettagli ogni tanto del viso, delle involontarie piegature di un polso, dei momenti sfuggiti alla volontà dell'essere umano di essere visto in un certo modo, che ti aprono delle porte impensate nell'ipotesi di quell'essere umano lì. Vediamo, si nasconde nei dettagli, si dice. Senti, Alec Guinness, che era bravino, diceva che lui aveva, che era un altro grande trasformista, lascia usare questa parolaccia, la capacità di essere, non tutti gli attori sanno essere con personaggi così diversi, sono varie famiglie di attori, ci sono famiglie del regno animale, ma sicuramente tu fai parte di quella famiglia lì, orgogliosamente sì. E Guinness diceva, beh, io quando ho capito come cammina quel personaggio, lo so fare. Ho in pugno il personaggio. Tu quando è che senti? Perché ci sarà proprio un click, come quando appunto carichi la pistola, prima scarica, poi anche tu a un certo punto sai che quel personaggio è c'è. Quando non parla. Cioè, quando ho capito come pensa. Quando ho capito come risponde. Però devi farlo capire a noi. No, non per forza. No, io non devo farti capire mai quello che io penso di quell'uomo, quello che io credo di quell'uomo. Tu no, pensi? No, io devo capire. No, non penso che sia così. Penso che io devo assolutamente lasciare libero lo spettatore di vedere ciò che lui vede in quell'uomo. Non sia mai io rinchiuda lo spettatore nella necessità di vedere il mio mondo immaginario. Sarebbe una lezione insopportabile. Sarebbe una professione di ego che non penso sia quella che io voglio fare, anzi, tu non sai mai, anche facendo uno spettacolo a teatro, non sai mai quello che lo spettatore sta provando, e deve essere così. Non sia mai gli imponi il tuo sentimento, non sia mai gli imponi la tua comprensione. Sarebbe come sempre dire, guarda come io ci ho pensato, guarda quanto lavoro che ho fatto, guarda quanto sudo, guarda come sono emozionato. Ecco, io penso che questo sia proprio l'errore che un attore può fare, imporre la propria superiorità totalmente supposta, prima di tutto nei confronti del testo e poi soprattutto nei confronti degli spettatori. Uno va al teatro e al cinema per vedere la propria vita, non la vita dell'uomo che vede là sopra, cioè è uno strumento. Non può essere, è uno strumento rispetto alla mia immaginazione, al mio mondo, se no non c'è coinvolgimento. Io devo andare a vedere un film, devo andare a vedere uno spettacolo avendo visto una parte della mia esperienza, non dell'esperienza di quell'uomo che sta là sopra. E quando ho visto quella, per quanto possa essere coinvolto l'attore che lo fa, tutto sommato non mi interessa niente. Io sono la maniglia di una porta, ma la porta è la storia, dopodiché il mondo che metto in connessione deve essere il mondo dello spettatore e il mondo dell'autore. Io sono lo strumento, non posso essere l'oggetto. Scusate, l'inferno, è vero.